Napoli molto blindata da ieri, e diciamo inizia questo corteo con quale spirito e anche diciamo che cosa vi aspettate? Lo spirito è quello di portare in piazza la voce di Napoli contro la guerra e contro il genocidio del popolo palestinese. Le prescrizioni della questura ci sembrano più una provocazione. Siamo di fronte ad una messa in dubbio dello Stato democratico rispetto alla libertà di scendere in piazza, di manifestare, di dire la propria nella maniera in cui si ritiene di volerlo fare. La piazza di oggi è una piazza contro questo summit, è la prima volta nella storia che si tiene appunto il G7 della difesa. Crediamo sia un campanello d'allarme più che preoccupante, che racconta la direzione inquietante, pericolosa, guerra fondaia che l'Occidente e il mondo intero stanno prendendo. Questi summit non possono svolgersi nel silenzio e nella condiscendenza, per questo siamo qui e determinati a partire in corteo. Che cosa chiedono i movimenti? Alla fine, diciamo, da questo G7 poi uscirà una decisione che, diciamo, si protesta, però poi quelli sono quelli che decidono. Cosa chiedete che esca dal G7 di Napoli? Allora, io non mi aspetto che Crosetto lavori per la pace. Le prime dichiarazioni del ministro sono state, quelle di stamattina, sono state molto chiare e hanno ribadito che l'Italia deve lavorare per aumentare le spese militari di altri 4 miliardi per raggiungere il 2% del PIL. Allora quello che dobbiamo fare è che questa piazza lancia come messaggio, e non solo oggi, perché abbiamo bisogno di una mobilitazione che cresca in questo paese, e di dire a questo governo che se pensa di ignorare i bisogni sociali, la sanità pubblica, i diritti dei lavoratori, il diritto alla casa, per spendere invece miliardi in spese militari, ha sbagliato strada. Il paese non è con lui, non esiste nessuna nazione con lui. La smettessero di vivere in questo film che stanno vivendo da soli, creando un clima di paura e di tensione. Addirittura ieri con i caccia che volavano sulla città, è inaccettabile. Non sono queste le esigenze e le priorità della gente che lavora e che ogni giorno porta avanti questo paese. Davvero qualcosa, io non so neanche come definirlo, ma veramente non è solo crimine di guerra, ma qui c'è quasi la volontà di schiacciare questo paese, non lo possiamo accettare. Come li legge tutti questi divieti per chi manifesta per la pace? Secondo lei le... Guarda, io lo chiamerei, se viene approvato in Senato, lo dichiarerei l'anti-Gandhi. Cioè è quello che gli strumenti, che la non violenza attiva è l'unica cosa che abbiamo oggi per ottenere i nostri diritti. Se passa, praticamente tu non puoi muoverti, non puoi più dire nulla contro questi governi, e altrimenti ti arrestano. Questo è assurdo, è la violazione dei diritti fondamentali umani. La non violenza è l'unica realtà che ci rimane, e per cui su questo noi daremo lotta fino in fondo. Grazie. Nonostante i divieti, le prescrizioni e le provocazioni della questura. Se non cambierà, intifada pure qua! Ecco.
Eccoci live, ben ritrovati, siamo a Napoli, siamo al Corso Umberto, è partito il corteo anti G7 che è in corso da ieri a Palazzo Reale tra i ministri della difesa, il corteo per ora scorre tranquillo, in testa al corteo c'è anche Don Alex Zanotelli, padre, Napoli che si ribella in maniera pacifica, Napoli che dice no al G7 della guerra. Penso che Napoli ne ha il diritto di dirvi no, perché paga per queste guerre, tutto questo, sono proprio le classi più basse che ci sono. Ma quello che davvero io trovo assurdo, io sono qui contro il G7, che davvero si definiscono paesi democratici, ma non è la democrazia che dice questo. Chi comanda in tutti questi 7 paesi, compreso l'Italia, è il complesso militare industriale. E gli Stati Uniti, ad esempio, noi ne siamo un altro esempio. E questo complesso militare industriale forza i governi ad andare in guerra. Qui siamo una guerra dietro l'altra, stiamo armandoci fino ai denti, è impossibile andare avanti così, invece di investire davvero in vita investiamo in morte. Il rischio grosso è proprio che precipitiamo questa guerra, si farà precipitare una guerra nucleare e nell'inverno nucleare. E poi c'è il problema, siamo qui per i palestinesi, cavoli, non è possibile. Sotto gli sguardi di tutte le televisioni che Israele continua a massacrare, come sta massacrando il popolo palestinese. È un delitto incredibile e quindi Israele prima di tutto deve smettere di fare la guerra e incominciare a ragionare, lentamente a uscire fuori da questa mentalità militarista e basta. Sono qui anch'io come missionario, perché come missionario sono obbligato a stare sempre con i popoli più crocifissi della terra. E i palestinesi oggi sono forse il popolo più crocifisso di questo pianeta. Grazie padre, grazie a Alex Zanotelli, sono fermi adesso sotto la sede di Fratelli d'Italia. Del governo Meloni, le politiche liberticide che prevedono fino a 20 anni di carcere per chi attua rivolte anche se pacifiche all'interno delle strutture penitenziarie, all'interno degli CPR, per chi blocca le strade, per chi blocca le ferrovie, per chi promuove il cosiddetto terrorismo della parola anche attraverso volantini, manifesti e contenuti scritti di divulgazione. Non possiamo in nessuna misura permettere che questo decreto diventi legge dello Stato sotto silenzio. Non possiamo in alcun modo permettere che questo decreto diventi l'inizio della deriva autoritaria del nostro paese per via del governo a guida Giorgia Meloni. Lo sappiamo bene. Questa maggioranza, composta da Fratelli d'Italia, dalla Lega di Salvini e da quel che resta di Forza Italia, è una maggioranza non di estrema destra, non di centrodestra, non che strizza l'occhio al neofascismo, è una maggioranza dichiaratamente fascista, è una maggioranza che dichiaratamente vuole trasformare questo paese in una nuova Ungheria. E non è un caso che Viktor Orban dal palco di Pontida asserisca che i sovranisti devono andare ad occupare Bruxelles, i sovranisti devono prendere spazio. Sappiamo benissimo che l'onda nera che sta investendo tutta Europa, tutto il mondo e che rischia di colpire nuovamente gli Stati Uniti è difficile da fermare. Ma è proprio opponendoci innanzitutto a questo tipo di decreto ed è opponendoci innanzitutto alle leggi liberticide del governo Meloni che possiamo dal basso, dalle strade, dalle piazze costruire una reale opposizione sociale, compatta, eterogenea al disegno neofascista di questo governo di merda. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti!
Siamo tutti antifascisti! Meloni, Meloni, vaffa al culo! Meloni, Meloni, vaffa al culo! Bene, come vedete questa prima tappa sotto la sede di Fratelli d'Italia presidiata dalle forze dell'ordine, un altro sarà poi un po' più avanti, ma ovviamente il blocco della questura, come vi abbiamo raccontato, sarà a Piazza Bovio, che ci auguriamo davvero che non ci siano disordini e quant'altro, almeno 1000 persone in più che si sono unite al corteo. Noi vi racconteremo ovviamente dopo con le immagini quello che sta succedendo e che ancora succederà. Restate con noi con la nostra informazione, che anche nel weekend non vi lascia sola. Per ora concludo, Paolo Fusco dal corteo anti G7 Napoli, Fernando TV. Borsa, siamo a metà del percorso, si dirige verso Piazza Bovio dopo lo stop momentaneo che c'è stato sotto la sede dei Fratelli d'Italia, con delle scritte dipinte sull'asfalto dai manifestanti. Finora la situazione è tranquilla, monitorata dalle forze dell'ordine. Forze dell'ordine, vi mostriamo in diretta questa immagine. Matteo
poliziotti li fanno camminare. Sta usando buon senso da parte delle forze dell'ordine per questa deviazione non autorizzata. Il corteo prosegue verso piazza Santo Via Toledo. Improvvisa su via Mezzocannone il corteo si è spostato nel cuore del centro storico e mira verso piazza del Gesù. Ecco attimi di tensione, il corteo devia su Mezzocannone dove non era autorizzato. Piazza Carità, manifestanti, strade chiuse, avanzano. L'hanno manganellato. Gli scontri hanno chiuso il blocco e stanno volando le manganellate. Respinti anche da questa parte gli scontri lacrimogeni. Lacrimogeni, la situazione ovviamente si è evoluta in maniera tesa. Fortuna, per quello che sappiamo nell'immediato, nessun ferito, nessuna situazione particolare. Siamo ancora in piazza Carità, il corteo è stato respinto, i blocchi sono ancora qui. È riuscito il contenimento delle forze dell'ordine e pare tutto regolare, ci confermano che nessuno si è fatto male, forse qualche escoriazione, ma se è una pastrengo adesso, il corteo ha deviato ancora, ma tutto regolare. Grazie.
di nuovo verso Piazza del Gesù, ennesima deviazione dopo qualche manganellata e lacrimogeni in Piazza Carità, come abbiamo mostrato il corteo adesso è di nuovo verso Piazza del Gesù. Dio guardi, allora, corteo che si è sviluppato nella giornata del G7 della difesa a Napoli, un bilancio? Un bilancio assolutamente positivo per la risposta sempre straordinaria della piazza napoletana. Una piazza senza paura, senza timore, anche davanti alle provocazioni, alle prescrizioni della questura. Noi crediamo che sia inaccettabile in questo paese vietare, proibire le manifestazioni. Lo abbiamo visto il 5 ottobre, lo abbiamo visto con la prescrizione rispetto alla giornata di oggi. Qual è la paura dei potenti del mondo, in questo caso dei ministri della difesa del G7? Il fatto che il popolo, le masse popolari, il fatto che le persone comuni ripudiano la guerra. Ebbene, la verità è esattamente questa: i popoli, le popolazioni rifiutano ogni tipo di guerra. Napoli è stata sempre e sarà sempre dalla parte del popolo palestinese contro l'entità sionista. Noi crediamo che in questo momento sia fondamentale rilanciare, rilanciare, rilanciare. La giornata di oggi ci impone di costruire movimenti a maglie larghe, eterogenei, radicali, decisi nelle parole e nei modi, contro la guerra, contro le usurpazioni, contro l'autodeterminazione dei popoli. Quindi oggi abbiamo deciso di scendere in piazza e scenderemo sempre in piazza a favore degli ultimi e degli oppressi. Da un bilancio di questo corteo molto partecipato che ha avuto comunque dei problemi, delle richieste di un percorso fissato che voi avete disobbedito volontariamente, avete portato altrove. Sì, penso che Napoli oggi abbia dato un segnale chiaro, non solo più di 2000 persone sono scese in piazza contro la guerra, contro la svolta autoritaria in questo paese e il continuo restringimento degli spazi democratici, ma 2000 persone sono riprese le strade della città. È assurdo che ormai ogni qualvolta qualche ministro arrivi in questa città venga blindata ogni strada e non sia resa attraversabile la città di Napoli, le sue cittadine e le sue cittadine. La volontà del corteo era proprio questa, dire che non c'è nessuna zona rossa che fermerà gli studenti, le studentesse, i lavoratori, gli attivisti che solidarizzano con la Palestina e che immaginano un mondo diverso da quello che ci vogliono consegnare, che è fatto solo di distruzione e di morte. Preoccupati della sicurezza della nostra. Sì, si sente sicuramente già da adesso il clima che sta cambiando e la prescrizione ricevuta per questa piazza qui è totalmente in linea con la svolta autoritaria rappresentata da questa proposta di decreto. È chiaro che in questo paese chiunque provi a proporre un'alternativa al modello che viene imposto dal governo e dalle forze politiche in campo deve essere schiacciato, represso, deve essere marginalizzato nella società. Però oggi penso che abbiamo dato il segnale che anche di fronte a qualsiasi imposizione, di fronte a qualsiasi divieto, prescrizione o stretta repressiva, restringimento degli spazi democratici, c'è qualcuno che continuerà sempre a contrapporsi e a difendere quello che è il diritto al dissenso, il diritto a dire la propria opinione. Grazie Marta, anche lei ovviamente. Noi concludiamo con queste immagini, vi abbiamo mostrato i vari frame, i vari momenti e il corteo si ferma qui ovviamente con le voci degli attivisti. Bene, concludo. Paolo Fusco, Piazza del Gesù, corteo anti G7, Napoli, Fernano TV. Partirà un grande movimento contro la guerra, contro la NATO e contro i massacri dell'imperialismo. Sì, sì. Sì. Tutti anti fascisti. Siamo tutti anti fascisti. Siamo tutti anti fascisti. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! E siamo in piazza! Dai, piazza!